Cosa sì, parliamo? Peppe, proprio così abbiamo dato prima l'ultimissima, la Guardia di Finanza all'interno delle operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha sequestrato 37 kg di marijuana e arrestato due responsabili. Noi per saperne di più ci colleghiamo subito con il tenente colonnello Gennaro Tramontano delle Fiamme Gialle Etnee. Buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a lei. Si tratta di due arresti separati ma che dimostrano il mercato fiorente della marijuana a Catania? Proprio così, sono due interventi che sono la risultanza della intensificazione dei servizi di controllo eseguiti dalla Guardia di Finanza di Catania proprio con riferimento al traffico di stupefacenti e che conferma, come stava accennando, la presenza di stupefacente ovviamente sulle rotte che portano in città. E due interventi che hanno riguardato in entrambi i casi due soggetti originari e residenti a Catania, trovati in possesso di un elevato quantitativo di sostanza stupefacente ad alto potenziale. Avete però stavolta sottolineato appunto questo alto potenziale della sostanza. Che significa esattamente? È una sostanza, quindi è tipo marijuana, ma della tipologia amnesia, che ha un elevato potere appunto stupefacente, proprio per questo ha un prezzo di commercializzazione più elevato rispetto alla marijuana di tipo tradizionale. E quindi, comandante, mi spieghi, esiste un mercato nel mercato di questa sostanza? Eh sì, dagli accertamenti che abbiamo effettuato e dalle risultanze che abbiamo dal territorio c'è effettivamente una richiesta particolare di questo tipo di sostanza in virtù proprio del potenziale stupefacente. Questa sostanza era destinata già a un mercato prestabilito o si tratta di soggetti che operavano in solitaria? Questo è oggetto di ulteriori approfondimenti che stiamo ponendo in essere ovviamente con il coordinamento della Procura. Grazie tante al tenente colonnello Gennaro Tramontano delle Fiamme Gialle di Catania per questi particolari. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.